questa struttura è di proprietà dell'associazione, lo vedete lì, Lega Nazionale per la Difesa del Cane, sezione Valpellice. Noi questo canile l'abbiamo costruito noi, a partire dal 1990-91, e grazie alla generosità della gente, perché questa è una bella zona dove la gente non solo è generosa ma capisce il lavoro che facciamo, e i nostri banchetti, tutte le nostre cose che facciamo, e soprattutto chi ci ha lavorato, chi ha costruito, ci ha fatto credito, ha creduto che noi avremmo pagato, e quindi ci ha aiutati, hanno aiutato anche in questo senso. Questi sono i box del canile sanitario, ci sono 10 box, un box è tenuto per l'isolamento ed è completamente chiuso, in maniera che ci fossero dei cani ammalati e il cane viene separato. Questo cane qui arriva da Saint-Front. Se avesse avuto il microchip avremmo potuto identificarlo e restituirlo al proprietario. Invece adesso è dal 1 luglio che è qua, dovrà essere microchippato, vaccinato, poi se fosse una femmina viene anche sterilizzata. Dopo 10 giorni di osservazione, perché è un cane catturato, questo cane qui passa nella sezione del rifugio. Dice Billy, vedete? Loro escono tutti in questo modo. Escono, mangiano tutti fuori, tutti. Nessuno mangia nel loro box. Vanno fuori, stanno un po' fuori, poi li rifacciamo rientrare. E così tutto il giorno. Tendenzialmente la vita in canile per i cani che ne sono ospitati è stressante, cioè se si mette la socialità anche nei semplici gesti all'interno di un canile aumenta la qualità della vita di tutti i cani che ne fanno parte. Vedete che lui entra, bravo, bravissimo. E il lavoro che stiamo facendo ad esempio con questo cane è proprio quello di abituarlo già a quella che può essere la gestione di base da parte delle persone. Quindi portare un cane ad essere preparato al contatto non irruente, alla passeggiata fatta con competenza, cioè accettando la pettorina, accettando di essere tirato con una corda, con un guinzaglio, questo è un fattore molto importante per favorire l'adozione. Con questo cane, che comunque tendenzialmente di indole è molto disponibile, affabile, socievole, non dà nessun problema, insomma avrebbe tutte le caratteristiche già per essere per essere adottato, però purtroppo il suo aspetto fisico non lo aiuta in una situazione di canile. La posizione tipica del cane che ti dice: io sono totalmente a tua disposizione, puoi farmi quello che vuoi. Runa l'abbiamo portata via ad un pastore che arrivava non so da dove, ma aveva le pecore qui dietro, era così a catena, non si sedeva e aveva due cuccioli con sé che per succhiare il latte dovevano alzarsi. E per mangiare e bere c'era una pecora morta lì davanti. Sti poveri cuccioli, quando li abbiamo presi non avevano manco 2 mesi, tutti lordi di sangue, spaventati, eccetera. Lei ci sono voluti più di 3 mesi per avvicinarli. Sono cani che loro, gli educatori, abituano ad andare a guinzaglio, uscire fuori, fare delle cose, ma poi trasferire queste cose sulle famiglie o le persone esterne è difficile. Di fronte a un cane diffidente, problematico, che ha avuto
delle esperienze negative. Lei arriva dalla Calabria, ma è stata nei famosi canili bunker, quindi non abituata al contatto con l'uomo, in box pieni di cani. E lei è un cane che adesso va un po' riabilitato, ha bisogno di stare nel box, non da sola, con un cane che l'aiuti, diciamo, a recuperare quegli aspetti che ha un po' perso in questa sua esperienza di paura. Il canile è un servizio statale, si pensa che sia solo una struttura che contiene cani dispersi, abbandonati, ma in realtà nel servizio del canile c'è molto di più, ci sono degli esperti anche sul comportamento del cane che valutano di situazione in situazione l'opportunità di un'adozione. Allora, la maggioranza trovano una casa. Noi riusciamo a far uscire dal canile 400 cani all'anno, che non è poco per un canile piccolo. Le persone che vengono qui in canile sono spinte comunque già inizialmente da un senso di solidarietà che, diciamo, non è da tutti, nel senso che evitano di andare nei negozi a comprare cuccioli piuttosto che comprarli in allevamenti che garantiscono la razza, però ovviamente hanno dietro una logica di mercato. E il secondo punto a favore di chi viene in canile è proprio il fatto di dare una seconda chance a un cane che comunque non ha avuto delle esperienze positive con l'umano fino a quel momento.